Ateneo. C'è qualcosa di forte che viene oltre le parole ed è quella sensazione di stare in una rete di coscienza. Sì, la musica, sicuramente la musica è fondamentale per l'essere umano perché viene generata, forse laddove vengono generati i ritmi cerebrali che ci tengono in vita, e non è un optional il piacere, senza il piacere noi non staremmo al mondo, il bambino non incomincerebbe la sua vita, senza il piacere di abbracciare la madre, sentirne l'odore e prenderne il latte. Quindi scopriamo oggi con le neuroscienze, ma non ci vogliono loro, però ci hanno dato la prova che questo piacere viene da un posto profondo, praticamente riferito come sistema limbico, e poi feconda tutta la corteccia cerebrale, tutta la nostra capacità di pensiero, di cognizione. Non sono soltanto questi i due sistemi importanti, ce ne sono tantissimi e questi si connettono con l'anima che è in noi, con lo spirito che è in noi. Oggi bisogna dire che Mauro è testimonianza del suo enorme magnetismo. Attraverso la narrazione della sua vita, una narrazione bellissima, struggente a tratti ma anche ironica, è una narrazione che ha agganciato un codice neurale interno. Tutti noi amiamo le vite narrate, le storie, le autobiografie, perché ci dicono qualche cosa che è assolutamente autentico e ci aggancia, al di là della possibile stanchezza, al di là della possibile affinità. Quindi questo è quello che voglio dire sostanzialmente, e questa commozione, questo pathos, questa realtà tangibile di poter capire che un gesto, un pensiero, una musica, uno studio, una cura, una terapia, una angelica lettura dei battiti di ciglia sono qualcosa che ci rende ragione di quello che effettivamente siamo. E vorrei concludere così, con ovviamente un grandissimo, enorme ringraziamento di cuore a Mauro. Vorrei concludere con questa citazione che forse molti di voi, o se non tutti conoscete, di John Donne, che dice: nessun uomo è un'isola, noi siamo arcipelagi, e nella profondità dell'oceano, anche se non lo sappiamo, anche se non ci accorgiamo,